Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Vessor e siamo di nuovo su Rimworld, nella povera colonia di disagiata su cui ormai riesco a malapena a gestire. Allora, si era detto, ci siamo dati appuntamento con alcune informazioni, una di scoprire cosa sono quelle compacted machinery e l'altra nella speranza che qualcuno arrivi, qualche visitatore arrivi con cui io riesca a mercanteggiare e finalmente a gestire quello che. Finalmente a gestire le malattie che ormai abbondano. C'è andato Ferx pure a lavorare qua giù. Vediamo se riesce. E riesce, eccole qua. Ecco come si possono ottenere i componenti. C'era solo quello? No, anche questo sono vecchi componenti, però io non la darei come priorità per il momento. I componenti fanno sempre comodo, ma sapete, insomma, le priorità sono altre. Da quando è morto Tarabuso, non ho più nessuno che. A proposito, non ho più nessuno che mi crafta le cose. Fatemi un po' capire perché. Repair, guardate, non c'era più nessuno. Chi c'ha il repair più alto? Uno di 20, 7. Ci va Grifias a fare il riparatore, cavolo. Vediamo se pure ci sono altre cose dove non c'è nessuno a questo punto. No, sembrerebbe che tutti hanno un ruolo. Sì, tutti hanno un ruolo. Ok, mancava solo il riparatore. Deve fare tutto Grifias, costruire e riparare. Oh, Ferx lo stanno portando via adesso. Volevo dire Dark. Povero Dark, che finaccia. Ok, Indy, Grifias, amoreggiate dopo. Vedete un pochettino di. Risolve un po' alcune cose, come per esempio riparare questa batteria, magari. Potrei darla come priorità a Grifias, aspettate, eh. Grifias, mi ripari gentilmente. Vai. Oh, prendi i componenti e ripara questa cavolo di batteria. Bravissimo, Grifias. Poi, altra priorità, mi costruisci questa torretta. Oh, vediamo un po' se ce la facciamo, eh. Nuove priorità. Questa meravigliosa colonia. Lo so che siete giù, ma per il momento non mi ricercate nemmeno e non voglio comunque darvi priorità nel ricercare. E si potrebbero anche tornare a spostare gli oggetti, ma qui nessuno sposta più niente. Cioè, ormai le priorità sono completamente impostate nella salvaguardia delle ultime persone che mi sono rimaste. Grifia si è andato un po' a cucinare. Ok, a dormire. Facciamo passare anche questa notte. C'è questo? Ah, l'argento. Come mai c'è dell'argento in giro? Boh. Mistero, mistero. Questo non si può guardare. È il cimitero all'aperto. Dovrei fare dei sepolcri. Dovrei fare qualcosa dove mettere i corpi. Magari sicuramente aiuterebbe, ma ormai lasciamo dov'è. Grifia, avevi una priorità. Te la ricordi? Te la ridò di nuovo, eh. Vai. Vediamo se mi vai a costruire questo qua. Che ti manca? No, niente, non riesco a fargli fare questa costruzione. Tanto per ora non sta arrivando nessuno. Non ci sono più eventi. Tutto tace. Nessuno che mi costruisce. Oh, iniziano a pulire però, attenzione, eh. Pian pianino, pian pianino. Stanno cercando di dare. Guardate il sangue dappertutto, però non ce la faccio a dargli priorità, pulisci il sangue, via. Oh, Grifias finalmente va a finire questa costruzione. No, ci continua a portare oggetti. Che manca ancora? Manca ancora acciaio e dei tre components. Ecco l'acciaio finale, ma no, questa non era una priorità, sinceramente, la trappola, eh. Preferivo quest'altra come priorità. Oh, bravissimo, Grifias. Vai. E voilà! La torretta è pronta e alimentata. No, è stato mangiato da. Ecco, povero. No, era qua, era morto qui così, con onore. Cioè, se l'è mangiato Kogar. Vabbò. Vabbò. Oh, bravissimo, Grifias. Finalmente stai costruendo tutto. Torretta attiva, trappola accanto alla torretta attiva.
Non male, ho potuto metterla anche qui la trappola, ma diciamo che qualcosa si sta muovendo. Stanno iniziando a dare una sistemata, vedo. Via, se continua così ce la possiamo fare, eh. Alla fine il comando che gli ho dato di tranciare questa pianta glielo posso anche togliere. Iniziamo a togliere qualcosa magari nelle priorità. Oh, ha finito anche di fare stone blocks, così è più libero. E possiamo dirgli di fare delle ricerche. Chi è il ricercatore? Allora, il ricercatore. Ah, sono tutti. Ci mandiamo Indy. Indy, tu adesso ti occuperai. Non puoi prioritizzare. Peccato. Quindi decideranno loro quando farlo. Mi fa tanto, tanto piacere. Vabbè, mentre loro fanno tutte queste cosine, io andrei a continuare quella ricerca. Vi ricordate la zona che non ispirava molto alle persone? Continuo a non trovarla. E questa cosa mi dà nervi, mi dà sui nervi. Possibile che non la troviamo? C'è un muro nullo, un altro castoro morto. Siamo diritti di portarlo via. Non è qui, non è qua. Non è qua. Non è qua. Non può essere qui. Lo so che c'è. Che siete giù di morale. Non posso farci nulla. Vediamo un po' se la troviamo. Potrebbe essere anche questa, eh. C'è il granito. Eccola. Oh. Allora, work. Smantelliamo questa zona qui e vediamo cosa cavolo c'è lì dentro. Vediamo un po' se riesco a dirgli a Grifias e dargli priorità. Dove sei, Grifias? Vediamo se ci va qualcuno, eh. Ci potrei mandare anche Ferx, ora che ci penso. Aspettate, eh. Ferx sta mettendo in ordine le cose, ma. Ah, ora per ritrovarlo. Comunque era quassù. Ora l'ho fatta la mia. Eccolo. Ah, non è un costruttore. Allora Indy. Dannazione, dov'è Indy? Lì. Eccoti. Sì, state tutti mettendo a posto. E io questo lo apprezzo tantissimo. Ma ormai sono curioso. Ah, non è un costruttore. Non ho più il costruttore, quindi. Costrutto. Grifias. L'ho fatta a tutti, mancava Grifias. Dove sei, Grifias? Vieni. Vieni, cinquantenne Grifias. Qua. Oh. E ora scopriamo cosa c'è qua dentro. Vediamo un po', sono curioso. Ci sarà probabilmente qualche bestia. Vediamo, se arriva Grifias. Eccolo che arriva. So che non è una delle priorità, ma. Vai, vai, certo che ti accetto. Vieni, vieni. Area rivelata. Porco cane. No, scappate. Chi è questo? Ma no, no, è arrivato ora. Una mantide. Scappa, scappa. Ma guardate che cavolo, sono andato a aprire sta cosa. Ma no. Ma chi sono questi? Che casino, c'è anche un raid. Ma non era appena arrivato. Guarda, ora così si uccidono tra di loro. Si aspettava un secondo, Keiko. No, questi che. No, è morto. È morto Grifias. Ma sono cattivissimi questi. Ma gli tira. Cioè, ma questo ti tira le frecce contro questo. Ma poi sono fatti i giavellotti. Beh, un po'. Oh, l'hanno uccisa. No, cavolo. C'è un tritello qui. Che fa? Mi spara a Keiko ora come minimo. Era appena arrivato Keiko, uno sceriffo.
Dove va ora? Ma attacca? Cioè, qui trovo delle armi fortissime. Viene giù, viene. Madonna, ora c'ho le torrette. Madonna, mi hanno ammazzato Griffith. Ora non c'è nessuno che costruisce. Viene giù. Ah, vi do un consiglio. Non aprite mai queste cavolo. Se c'è un sospetto, uno pensa che c'è qualcosa di malvagio che proviene da lì. Guardate, sono pure senza energia. Dannazione. Perché è notte. Cavolo. Cavolo. Preparatevi. Allora, Francesco, tu sei l'unico che può competere contro di lui. Dove è andato? Dove fa danni? Buono. Vai, torretta. No, l'energia, torretta. No, proprio ora. Torretta. Vai, risettiva. Bravissima. Dai, dai che ce la fai, dai che lo ammazzi. Dai, grande torretta. Pochi ma buoni rimaniamo, eh. Dopo tutti armati con quelle armi. Vai, torretta. Bene che questo non ce la fa. E olè. E vai. Francesco, vagli a rubare l'arma. Non puoi priorizzare. Sì, però Francesco gli posso dire di cambiare l'arma, cavolo. E qua su c'è un tritello. Dov'è? Ma comunque ormai non so nemmeno se ci conviene continuarla. Vabbè, proviamo a salvare Keiko. E poi questo cos'è? C'è di tutto di più qui. Medicine ci sono per caso? No, pasti semplici. Mantide morta. Io non so se conviene aprire queste. Magari ormai facciamolo. Ormai continuare la partita, che siamo rimasti, quindi siamo rimasti in due che non coprono nemmeno tutte le varie funzioni che ci sono, non conviene. Quindi diamo una. Togliamoci il dente, vediamo cosa c'è dentro queste celle. Magari ci sono degli alleati, eh. Ah, Francesco è già passato di lì? Come faccio ad aprirle? Devo tornare qua giù a recuperare. Ah, ma c'è anche Ferx ancora. Forse ancora ce la possiamo fare. Forse ce la possiamo fare. Allora, Ferx, tu. Dov'è il fucile? Activate. Proviamo Activate. Che fa? No. Come funzionano? Come ho fatto l'altra volta ad aprire queste celle? Scopriamo a cosa serve questo artefatto. Qui me lo dice? Ah, buono, dà un boost nella mappa a tutte le persone. Un pochino più di felicità. Attiviamolo subito. Vieni, Ferx. Stai arrivando? Sì, eccoti. Bravissimo, porti di allarma. E queste rimangono così. Ah, open. Gli devo dargli io il comando. Chi ci mandiamo ad aprire? Indy, posso dirti di andare ad aprirla? Vai. A questo punto scopriamo che c'è là dentro. Togliamoci il dubbio. Togliamoci il dente. Infestation, me lo immaginavo. No! No, l'infestation è questa. No, vabbè. Si può chiudere? Ok, teniamola chiusa. Così non li facciamo uscire da lì. È una stanza persa. Meno male è senza proprietario. Allora, ho mandato qualcuno qua su o sbaglio? Dov'era? Eccoci. Scopriamo che succede qua. Indy, vai. Oh, vediamo cosa c'è qui dentro. Ecco. Cavolo, ma erano tutti salvabili, ma. Tre persone che potrei salvare. Ah, uno è morto. Rimane uno chef, comodissimo. E un janitor. Ma Indy è senza armi, se non ricordo male. Indy, aspetta che ti. Proviamo a recuperare equipaggio al giavellotto.
Vediamo se ce la facciamo, eh. Ma India è inseguito da questo. Sì, non so se ce la fa. Che scatole. Vai, Indy, vai. Vai che ce la fai col giavellotto. Forse è meglio l'arco. Vai, uccidili. No, mi sa che non li uccidi. No, non li uccido. Ah, vengono giù? Oh, la madonna. Vabbè che ce l'è giorno. Niente, praticamente siamo rimasti in due. Keiko che è riuscito a salvarsi e Francesco. Eccoli che arrivano, ma... immaginavo che ci avrebbero fatto a passare. Di tutto e di più mi succede. Va bene, io direi comunque che ormai la partita lascia il tempo che trova. Me lo immaginavo, insomma, che sarebbe finita male. Ah, torretta regge un pochino. Ecco, reggeva un pochino, ora non regge più. Vai, sistemati. È rimasto solo uno in giro, un mega scarabeo. Provaci, Francesco, vediamo se almeno ce la fai ad ucciderlo, il mega scarabeo. Mettiti qui. Dai, bravissimo. Chi era quello? Ferx, bravissimo Ferx, però portalo qui. No, no, non scappa con quello dietro. Vabbè. Ferx stava facendo un grande numero. Un colono ha bisogno di cure. Francesco, riesci a salvare... a salvare Indy e portarlo dentro? Ferx ormai è in giro con quell'altro. Lo so che è in fuga. Arrivano ora i visitatori. Mannaggia, potevate arrivare molto prima. Potevate arrivare molto prima. Va bene, comunque, io direi che sì, interrompiamo qui la serie. Ormai è finita malissimo questa cosa. Non penso che riesco a portarla avanti ancora di più. Basta un prossimo assalto e saluta tutti. E poi con questi dentro non ci voglio convivere. Sì, lo so, lo so. Ah, bene. Indy pure infettato. Sono molto contento, sono molto contento. Strano, di solito di genere pensavo che con questi qui andasse benissimo. Va bene, fermiamoci qua. Ah, Ferx, eccolo lì. Sono arrivati. Aspettate, una curiosità. Prima di interrompere la serie. Voglio vedere se... parlandoci, andiamoci Indy. Nessuno vuole parlare con lui. Francesco... ha incapacitato. Trade. Ah, Francesco può farlo. Vediamo un po'. Oh, ce l'avevano le medicine. Una sola, ma ce l'aveva. Ci faccio poco. Ah, ma altri? Tutti ora venite? Mi fa piacere che venite tutti ora. Va bene, comunque... io spero che questa serie vi sia piaciuta. Una piccola infarinatura... di quello che offre questo titolo. Ma voglio riniziare subito una seconda stagione, perché sono particolarmente legato a questo gioco. Ora vediamo, certo non so se mi conviene iniziarla col periodo estivo. Ditemelo voi se volete che la rinizio, se cambio gioco. Insomma, vediamo un po', ovviamente anche in base al mio lavoro, perché io verso il 21-22 luglio inizio con il lavoro. Vediamo come ci riesco con i tempi. Altrimenti inizierà a fine estate, fine agosto. Vediamo un po'. Ah, tra l'altro guardate, hanno buttato giù. Scavano pure. Questa non la sapevo, eh. Non pensavo che scavavano. E vabbè, ormai la partita lascia... come dicevo prima, il tempo che trovo. Comunque, spero che questa serie vi sia piaciuta. E ci vediamo quindi una prossima serie nel canale, prossimi video. Alla prossima. Ciao!